E rieccoci ragazzi, come sempre a Rocambolesco, siamo di nuovo su Cities in Motion 2, quarto episodio della serie se non erro, siamo già al quarto episodio. Prima di cominciare però vorrei salutare e ringraziare Alberto e Roberto, che mi hanno, fanno anche rima Alberto e Roberto, che mi hanno supportato e mi hanno dato qualche bel consiglio. Vi saluto, ciao Alberto, ciao Roberto e grazie mille del vostro supporto che mi state dando in questi giorni. Un bel feedback positivo per l'inizio del canale che ci sta a bomba. Perfetto, ragazzi. Allora, l'ultima volta avevamo fatto il filobus, se vi ricordate, mi sono un po' informato meglio perché in realtà ero un po' ignorante in materia. Ho scoperto che allora, bus e filobus più o meno possono fare gli stessi tragitti. La cosa che conviene è che il filobus consuma meno. Alla lunga consuma meno. Andando in energia elettrica, poche puttanate, energia elettrica si risparmia un pochino di danaro e ci servirà in futuro. L'unica cosa è che costa abbastanza metterlo giù, quindi bisogna studiare delle linee fatte abbastanza bene. Viceversa, il bus che cazzano un po' dove ti pare, bene o male, però se spese non ne hai, al massimo sposti la fermata. Ok, allora. Quindi, per prima cosa, magari intensifichiamo un po' questa linea di filobus utilizzando un po' dove c'è la possibilità le linee che già abbiamo, dove non c'è la possibilità creandone altre. Io ho già guardato in precedenza un attimino dove metterle e pensavo di andare su di qui, fare questo bel girettino qui, magari così centriamo una fermata qui, un'altra qui così, seguire e poi utilizzare questa linea qui, andando a spostarci un po' di qui, in questo quartierino qui, fare incrociare come sempre queste benedette linee di autobus e riportarlo in più su qui sull'Avenue. A riportarlo qui e se riuscissi a cazzare qua da qualche parte, perché qui per il momento l'ho fatta DM, qualche fermata, più qualcosa qua. Va bene, allora cominciamo, che ho già parlato troppo come sempre, e via. Allora, tools, build roads, trolley wheels, single one. Mamma mia, la mia sempre, come sempre, la mia padronanza della lingua inglese fa paura. Allora, se io metto qui, prima domanda, riesco a collegare qua? Sì, perfetto. Guardate come rispetto bene le segnaletiche andando dal lato opposto. Avete visto? Io e il codice della strada siamo tutt'uno oramai. È una passione che ci lega, la nostra. Tra me i sensi unici, poi. Mamma mia. Allora, di qui possiamo andare? Sì, perché io e i sensi unici ci adoriamo l'un l'altro. Ok. Andiamo dritti. Non posso? Cos'è sta roba? È un senso unico. È un fottutissimo senso unico. Di qui? Ma cazzo, non mettete un cartello che sia un senso unico, non so che uno lo debba capire dal semaforo che è messo dalla parte opposta. Allora, non posso andare lì dentro, effettivamente. Però, allora, uniamoci quantomeno a sta benedettissima linea. Eccoci qui. Ci siamo uniti. Anche di qui non posso andare. Non posso andare, allora pensi che sono qui dentro? Cioè, è un parcheggio privato, vabbè, io mi ho fatto usare le mie pare per fare una linea, vabbè, poi te la disfano così, andiamo tutti a fanculo, facciamo prima. Vabbè, non commentiamo. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, volevamo andare, ecco qui un altro senso unico, volevo andare dentro di qui. Rieccomi ragazzi, scusate la piccola interruzione, c'era mia nonna che sembrava stesse per morire, invece ha cazzato un ruttone e ha recuperato 10 anni di vita. Alle volte gli anziani hanno delle risorse. Vabbè, non commentiamo neanche questa perché. Avanti allora, dove eravamo? Via di qui, veloci come i fulmini. Stavamo qua, no? Mamma mia che rottura però pare, davvero ti mi dà un pelo meglio delle volte. Dove vogliamo andare un po'? Tragare un po' di qui? Sì, dai.
Allora, andiamo avanti, eccoci qui, qui. Non volevo proprio fare il percorso dell'auto, mi stava, vabbè. Sempre dritti, non ci ferma nessuno, a parte i soldi che vanno giù come valanghe. L'avevo rimasto, così. Cazziamoci qui sulla sinistra e via veloci come dei falchi. E iniziamo a ritornare. Mi sono perso. Ah, laggiù. Ok, perfetto. Dai, allora, sempre dritti. Sì, le mie capacità di orientarmi fanno quanto cagare. Riesco a perdermi pure nelle città finte. Andiamo in quelle reali. Ok. Ho un problema andando via come mi fulminacci, eh. Dove siamo adesso? Vabbè, sempre dritti, fin da giù. Tanto poi, eccoci qui che ci ricolleghiamo alla nostra linea. Ma qui non è possibile. Aspetta, sì. Non c'è neanche una fermata poi tra l'altro. Ma cosa ci metteremo? Il porco mi dà, perché non avrò fatto la cosa che va a segnare? Sono anche delle volte ho una testina del cazzo. Vabbè, l'abbiamo fatta, dai, quello è l'importante. Adesso qualche fermata da mettere giù e ricordarsi dove siamo passati. La vedo molto dura. Allora, eccoci. C'è la gara, no, eh? Il lag non ti ha permesso quei soldi che ti ho pagato, computer mio. Il lag non te lo concedo proprio. Dove siamo andati? Fatto un bel giretto proprio, eh? Eccoci, ci passi dentro di qua. Giusto. C'era uno anche lì, ma vabbè, non l'ho cagata minimamente io. Faremo due, uno in più che fa sempre bene. Ci vengo là, ok, va bene. Uno qui sì, praticamente abbiamo. Siamo riusciti a collegare delle linee quasi non spendendo. Meglio ancora. Qui non c'è un tubo però, eh. No, l'ultima qua giù, una qua. Quasi la sua fine ce la metterei anche. Anche qui e ecco, ce n'è una lì apposta, però dove l'ho messa qui, anche qua una qui, ok, e poi cazzarola alla fine laggiù. Non mi piace per niente, questa sto straddone qua dritto senza fermate, proprio mi fa cagare. Vabbè, lo sistemeremo, magari a fine video lo sistemo e poi vi farò vedere come l'ho risolto nel prossimo video. Ho sbagliato. Allora, inserisci fermate, tracchete e via. Allora, già non mi ricordo dove eravamo passati di qui, via. Porca miseria, non ti ho preso dentro? No, ecco, adesso sì. Via veloce come i falchi. Cercate, stanno continuando ad arrivarmi errori di che non ci sono abbastanza autobus. Che smarronamento, che smarronamento. Speriamo adesso di intensificare un po' questi tram, questi filobus. Doppietta, doppia fermata qui, tic e tic, proprio perché almeno così hanno gli alberghi, hanno la loro fermata privata. Che servizio! Che servizio roccamboleggiante, per stare un po' a tema. Adesso ok, dove eravamo? Dritti dritti senza paura. Dritti dritti senza paura proprio. Eccolo qua, un'altra, tacchete.
qui, tac. Un'altra qui. Tac. Porca miseria, mancano gli autobus, ma che coglioni, ma... Abbiamo anche differito già le partenze, gli orari di partenza, così che non rompessero la fava. Invece qui, ragazzi, la ciolla, se si può rompere, la si rompe, eh. E abbiamo finito, va. Abbiamo finito. Ok, adesso vediamo il servizio, tutto a posto, no? Ecco che parte la linea, proprio lei che farà la linea 2. E qui già 12 persone, dai, che piano piano recuperiamo. Vediamo, eccolo che va dritto, perfetto. Boh, andiamo a comprare qualche autobus in più per il deposito 1, perché è uno sbarramento continuo, eh. La linea, eh sì, perché in questo orario qui ce ne sono parecchi che girano, eh. Oddio, che palle. Prendine 3 e questo a me non mi rompe più. Anche il deposito 2 mi diceva che sta. Non so perché le persone siano non felici. Cioè, il servizio viene garantito. A parte adesso, vabbè, che mi viene qualche autobus, ma non capisco veramente. Questo è il bus depot 3, il 2 di là. Sono usati. A Aneppi, perché siete a Aneppi? Io ho dei clienti che sono veramente dei figli di puttana proprio, però vabbè. E questo cos'è? Il depot 2 adesso ha 4 autobus, cioè prima non ne aveva, adesso ne ha 4, a posto, dai. Non rompetemi la ciolla anche voi. Perfettissimo, ok. Ora abbiamo integrato un po' con queste linee qui, vediamo come stiamo messi anche a livello di copertura, di coverage, come dicono in United Kingdom. Siamo coverage. È un buon risultato, ragazzi. È un bel risultato, te. Veramente un bel risultato. Ottimo, dai, qui abbiamo ancora qualcosina da collegare. E poi potremmo andare a considerare un po' anche quelle RDC lì. E qui così aspettiamo quando qui sì, c'è anche lo stadietto qui che porta un sacco di persone, tipo questo cos'è? Apartments building, 5, ci sono 5 case, 6 luoghi di lavoro ed è costruito, è coperta da 3 linee addirittura, la linea 4 degli autobus, la 1 e la 2 dei filobus. Ecco, il depot 2, not enough bay, autobus, non ci sono abbastanza autobus, compriamo un paio anche qui che poi non rompa anch'esso la ciolla, 2 e basta. Quanti money c'ho? Quanti big money c'ho? 44.000, siamo bassini ragazzi, siamo bassini. Il valore della compagnia è aumentato, ma siamo bassini come money, tra un po' mi sa che dovremmo chiedere un prestito. E non è, la cosa non mi... Lusinga, non mi piace più di tanto, non mi garba. Dobbiamo coprire un po' di più quest'area, però. Quest'area è proprio un po' così, un po' cazzuta, c'è lì una sola linea. Una qui sopra mi sa che rappresenta il numero di linee che c'è, non mi ricordo. 3 linee questo, no, non sono quelle. Ah no, sono gli autobus al suo interno. 3. Ok. Questa linea che è un po' scarsetta anche mi sembra, no? La linea 5. No, no, vai. Porta abbastanza. Fa i suoi sporchi money. Si fa solo la linea 5 qui. Ok. Sì, qui è molto trafficata, insomma, non utilizzarla con gli autobus sarebbe un peccato, eh. Office building, insomma, ci sono un sacco di lavoratori, insomma, qui. Magari più avanti ci metteremo anche il tram. Allora ragazzi, diciamo un attimo la differenza tra il filobus e il tram. Allora, il filobus è un po' come un autobus, nel senso che lo possiamo utilizzare per le stesse cose che utilizziamo l'autobus, solo che consuma meno.
Il tram invece lo usiamo dove c'è bisogno di un'accelerazione molto potente, quindi magari nelle strade dritte dove c'è adesso magari da fermarsi poco, da fare molti chilometri, allora lì possiamo usare il tram. Semplicemente la differenza tra il tram e il filobus è questa. Insomma, il tram viaggia su binari, insomma, una grossa potenza. Qui c'è questa autostrada che è molto carina, direi anche sfruttare. Allora, pensiamo con un'altra linea però. Sono di voi, vediamo un altro bellissimo senso unico. Viva i sensi unici, ragazzi, è tutto un senso unico. Da qui in poi è tutto un senso unico. Io la prima strada che incontro è qua giù. Vieni di qui, allora, fermate dell'autobus e giù un po', perché sennò. Una di qui magari. Qui così mi sa che sarà proprio desertico. L'ho messa di lì. Devo passare dentro di qui. Dentro di qui. Una qui di qui. E giù di qui. Andiamo fin giù. In fondo. Così. Un po' di qui dove cacchio si può mettere. Qui va a passare qui, ora mettiamo il mare un po' di qui lungo lago. Senza allungare troppo. Dov'è? Ah, il deposito laggiù, perfetto. È il nostro almeno. C'è una paura fottuta di sbagliare. Sì, è il nostro. È il nostro, sì, già ho detto, c'è una paura fottuta di sbagliare. Andiamoci qui. No, senso unico, cazzarola. E non ti tu puoi, sto gioco qui, puoi programmare finché vuoi, ma senso unico te lo pigli. Te lo becchi e tutti i tuoi piani, ragazzi, li mandi in mona. Appunto. A posto, va là. Abbiamo unito qui. Vediamo un attimino. Fare un'altra linea. Linea 8, partirà da qui. Sempre sbaglio, eh. Aggiungi fermata. Da qui è la vecchiaia che avanza, ragazzi, è la vecchiaia. Andiamo giù di qui ed eccoci. Poi abbiamo fatto passare di qui, no? Ma di qui, guardate che bel giro che vi ho fatto fare. Fermata qui. Una fermata qui. Ci ho preso gusto. Vedi qui. Sono andati sempre dritti, no? Bim, guardaci qui. Vedi qui. E anche di qui. Lo facciamo anche così, sì, uniamola lì che va benone. Ok. Diciamo anche qualcos'altro a parte ok, che sennò sembriamo dei mongoli. Ok, tipo i russi quando provano a parlare in inglese in albergo. Ok, basta. No, ok, no, scusate, che era l'ultimo sul serio. Tracchete, ecco già, tracchete è già più, molto più stiloso. Ok, appunto, scusate, stavolta non volevo. Messo qui, e messo qua. Dovremmo aver concluso. Basta per 3, perfetto. E la linea è stata fatta, e via. Speriamo anch'essa frutti un bel po' di big money, perché a noi i big money servono e piacciono un fottio. Piacciono un sacco i big money. A noi gustano i big money.
dai, se veramente spiego questa porta qui. Ok, questo qua dalla 5, dalla 5, dalla 8, dalla 5, ottimo. Bene, dai ragazzi, speriamo. Sono positivo per questa nuova linea. Una zanzara figlia di puttana che mi stava lentamente mangiando fino all'osso. Allora, benissimo, mi sono fatto anche un'altra linea. E di qui cosa c'è? Qui è un po' tutto scoperto, eh. Che coglioni. Ad esempio, qui mi piacerebbe collegarlo. Però io ci farei passare il tram, ci farei passare. Sinceramente. Perché insomma risparmierebbero veramente un sacco di appunto big money, come dicevo prima, che mi gustano un sacco i big money. Attenzione però, perché senza volerlo mi siamo riusciti ad unire facendo un 33% di abbiamo collegato una linea. Ottimo, ottimo, ottimo. Sì, questa qui che aveva comprato degli uffici, uno skyscraper l'abbiamo collegato. Quindi dai, magari piano piano, senza neanche volerlo, vedete che stiamo completando le linee. Mi sta suonando il telefono, c'è qualche vigliaccazzo che mi sta chiamando, ma proprio non lo cago. Io proprio non lo cago e continuo a registrare, ragazzi. Che trasgressivo che sono, minchia. Allora, sì, continuo a dire allora, però alla fine non concludo un tubo, eh. Vediamo un po' la coverage. Ecco, perfetto. Ottimo, guardate qui anche che bello. Guardate che bello, ottimo, ottimo, ottimo. Va bene ragazzi, dai. Io direi che per oggi va bene così. Due linee le abbiamo fatte, abbiamo visto. Magari nella prossima iniziamo un po' a introdurre i tram e i treni, questo discorso qua. Io vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao!